Salve a tutti amici di Non Solo Casi, oggi torniamo a parlare di sigari e lo facciamo con un cambio di manifattura, nel senso che fino adesso abbiamo parlato dei sigari prodotti da MST, cioè da Manifattura Sigari Toscani, e oggi invece parliamo dei sigari, di un sigaro in particolar modo prodotto invece dal MOSI, che è il moderno opificio del sigaro italiano. Mi riferisco al Buttero. Allora, questo non è il primo sigaro che è stato prodotto dal moderno opificio del sigaro italiano, cioè non è il primo sigaro che è stato presentato al pubblico, bensì è il secondo, in quanto per primo è stato presentato il classico che vedremo in seguito. Però lo voglio presentare per primo perché si tratta del sigaro che ha il minor grado di maturazione. Il grado di maturazione viene, diciamo, indicato dal MOSI, tramite queste foglioline che si vedono sul pacchetto. Questo ha una maturazione di una fogliolina su 5. C'è chi dice effettivamente che questo non è un metodo di raffronto, però, diciamo, se non è un metodo di raffronto con altri sigari, può essere un metodo di raffronto verso i sigari della stessa casa. Infatti, questo è il più leggero prodotto dal MOSI. MOSI, che come si può ben vedere, qui ha questo logo. Ecco, lo sposto un pochettino, prodotto del moderno opificio del sigaro italiano, con questo logo, la fogliolina, e qui dietro abbiamo una brevissima descrizione: da un'attenta scelta delle migliori foglie di tabacco Kentucky nasce il sigaro ambasciatore italico, piena espressione dello stile italiano, unita all'amore per le cose fatte bene. Allora, parlando del sigaro, è un sigaro sul quale diciamo non sprecherei molte parole, perché è abbastanza semplice. Ne farei più che altro innanzitutto una visione diretta, cioè vediamo com'è il sigaro, eccolo qui, e poi un piccolo commento a margine per quanto riguarda la fumata. Allora, il sigaro è abbastanza una fascia abbastanza chiara, ed è, diciamo, rispetto ai normali ammezzati a cui siamo abituati, lievemente più lungo, più sottile e con una punta finale un po' più rastremata. Per confrontarlo, diciamo, possiamo confrontarlo con un Garibaldi ammezzato. Allora, il Garibaldi, vedete, è più piccolo, cioè si vede subito, ed oltre ad essere più piccolo, nel senso più corto, è anche più grosso, ha una sezione più grossa, come si può ben vedere. Invece il Buttero, eccolo qui si vede molto bene, il Buttero, che è questo che ho a sinistra, ha una sezione più piccola, mentre il Garibaldi una sezione più grossa. Questo è un confronto proprio tra due ammezzati, uno più noto, il Garibaldi, uno magari meno noto al pubblico, che è il Buttero. Allora, è un sigaro, come abbiamo già visto tramite quella che è la maturazione espressa sul pacchetto, che ha un minor grado di maturazione del Kentucky e quindi ha una stagionatura che è quasi nulla, nel senso è brevissima. E questo, diciamo, che dà a questo sigaro un particolare aroma, sia a crudo sia in fumata. È, diciamo così, abbastanza rustico da un certo punto di vista, però è molto semplice. Ha un bouquet che è uguale durante tutta la fumata, e che effettivamente, come riscontrato dai più e anche da me, ha un aroma in fumata che si avvicina molto a quello che è il floreale, nel senso tendente al fiore di campo, ecco, al fiore di campo. C'è qualcuno addirittura che ci sente anche della camomilla. Io camomilla sinceramente non la sento, però fiori di campo sì, fiori di montagna, ecco, per così dire. Ha quel tipo di connotazione abbastanza particolare che non si riscontra in altri sigari, qua ad esempio, non per fare sempre lo stesso confronto, il Garibaldi, che invece si assesta più su sentori di paglia, di fieno, diciamo più o meno così, e leggerissimi sentori di legno. Invece qui abbiamo sì qualche sentore ligneo, però molto, molto giovane,
e soprattutto questi sentori di fiori di campo che diciamo caratterizzano questo Sigaro e lo rendono leggero e diciamo un possibile tutto il giorno, nel senso non è un sigaro sicuramente che si deve fumare dopo un pasto, si può fumare anche tranquillamente prima dei pasti perché da un punto di vista nicotinico è abbastanza leggero. Punto di forza però a conclusione di questo sigaro è indubbiamente il prezzo, perché per la confezione che vedete, quella da 5 e mezzati arancione, il costo è di 3 euro, quindi con 3 euro effettivamente ci assestiamo su un prezzo che è molto molto competitivo rispetto a tanti altri concorrenti. Per quanto riguarda l'ambasciatore italico, faccio una piccola premessa rispetto agli altri video che poi usciranno. Io parlerò solo ed esclusivamente dei sigari con tabacco naturale, cioè quindi non parlerò assolutamente degli aromatizzati che onestamente non mi interessano, cioè non li compro, non li ho mai comprati e non li comprerò mai perché per me sanno solo ed esclusivamente di chimico, purtroppo cioè, non riesco a vederci nulla di naturale e quindi preferisco il tabacco normale, il Kentucky normale. Allora, questo era l'ambasciatore italico, il Buttero, ci vediamo alla prossima.